Regà, guardate in che punto siamo, vi chiedo solo di condividere il video con tutti i vostri amici perché stiamo per fare un 1v1 con la spada. Oggi ragazzi siamo insieme dei Samu perché grazie ad Orange Guy è stato scoperto un metodo infallibile per avere la spada su Fortnite. La spada che è stata rimossa tipo un paio di giorni fa, anzi che sto dicendo un botto di giorni fa. È un casino che l'Epic la deve rimettere, quando deciderà di raggiungerla non lo sappiamo. Fatto sta che è rimasto un modo per riottenerla all'interno del gioco, ed è proprio quello che andiamo a fare in questo video. Vi ricordo che il canale di Samu qua sotto in descrizione, insieme ovviamente al link delle magliette e al link di Instagram. Ragazzi seguitemi su Instagram, @CaptainBlazerOfficial. Io vi ricordo, mi raccomando, 10.000 like per questo video se appunto vi piace. Mi raccomando raga, condividetelo con più amici possibili in modo tale da farvi vedere come appunto si ria la spada all'interno del gioco. Mi raccomando, molto importante, campanellina vicino al tasto iscriviti. C'è il tasto iscriviti sotto appunto al video, c'è il mio canale, tasto iscriviti, di fianco c'è una campanellina. Attivate la campanellina raga, è molto molto importante. Detto questo, let's go. Vi ricordo intanto, prima di partire, il negozio oggetti in basso a destra supporta anche il tuo Blaze-CaptainBlazerOfficial, perché ho quasi finito di reinserire tutti nel conte, solo che ogni volta ne arrivano sempre di nuovi e quindi sto cercando di raggiungere tutti giorno per giorno. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quando volete l'estrazione, ovviamente in un giorno possibile perché siamo vicini a capo danno, ovviamente non posso farlo il 31 perché pochi di voi ci saranno, quindi fatemi sapere quando. Vi ricordo, codice per partecipare Blaze-CaptainBlazerOfficial, non scordatevi, una volta fatto proprio si accetta. Ok ragazzi, siamo. Allora, che cosa bisogna fare per iniziare a fare questo glitch? Bisogna andare in una di queste città strane in evidenza, appunto quelle che crea la gente, e cambiare ovviamente il codice. Cambiamo questa, Simon, che ne dici? Va bene. Allora, qual è il codice, te lo ricordi? No. Aspetta, aspetta, ci guardo io. 8854-1031-9709. In questo modo noi possiamo praticamente entrare in quest'isola. Bisogna aspettare che si carica raga, e una volta che siamo dentro troveremo la spada avviando la partita. La cosa più figa sarà dopo portare questa spada nella nostra isola, e da lì raga faremo un 1v1 fantastica. Potremo spawnare addirittura più spade insieme ovviamente, quindi sarà veramente veramente assurdo. Samu, sei pronto? Ok, questo è come si presenta l'isola una volta che ci entriamo dentro. È tutto mezzo buggato, però è figa, la città è veramente bella. Insomma, non so chi l'ha costruita, ma complimenti al creatore perché è veramente fatta bene. Una volta che si carica tutta la mappa raga, ovviamente bisogna aspettare un pochettino. Intanto qua già la vediamo, è proprio lei raga, la spada, che figata, bella, che bella, che oh bella. Mamma mia, ma quanto cacchio grossa sta spada, Samu? Ma è enorme, la partita diventa più piccola in teoria. Ah sì? Non lo so, però guarda è gigante. Ok, adesso ci provo. Allora, avvia partita raga, vediamo un attimino che cosa succede. 3, 2, 1. In teoria adesso dovremmo poter prendere la spada in mano, però non ne sono sicuro. Ok, mi ha fatto spawnare di fianco la spada. Ah no, uguale. Che figo, tutto il glow blu e possiamo prenderla. No raga, no, vabbè, finalmente riuso la spada. Wow, che figata, è come prima, identica, solo che non si può buildare. È non vero, buildare? No, ah, è come diceva, com'è che si chiama, Donald Mustard su Twitter, che è uno degli sviluppatori dell'Epic. Raga, questa cosa è una bestia, esattamente come me la ricordavo, è identica. Vero che l'hanno tolta tipo 10 giorni fa, quindi dai, non è che ho una memoria così corta, però è veramente assurdo. Una cosa, voglio provare una cosa, qua ho visto un aereo. Se io adesso salgo sull'aereo e poi mi lancio da sopra con la spada, faccio tipo un salto mega enorme? Non ho idea, ma vediamo. Vai vai, ci provo, aspetta Tanto se vado come passeggero ho la spada, ok, fantastico. Pronto, salto. No, ok, mi fa aprire il paracadute, niente. Però questa cosa che non possiamo buildare è molto molto bella, secondo me. Allora, la spada è sicuramente molto meno forte, questa cosa che non puoi buildare, però è ancora molto difficile da gestire. Cioè, se inizi a spaccare tipo qualcosa, è difficile fermarsi proprio. Per fare i comandi c'è un bel po' di delay tra un comando e l'altro, come era prima, insomma. Non è cambiato quasi niente, a parte il fatto che non puoi buildare un po' di roba. La vita è sempre 200 e 200. Vorrei vedere, Samu, dopo quando la portiamo nella nostra isola, quanto veloce si rigenera la vita se io ti ammazzo, per esempio. Ok, raga, la spada l'abbiamo provata. Ora l'obiettivo è portarla nella nostra isola, e c'è un solo modo per farlo. Bisogna innanzitutto dropparla per terra, e poi bisogna velocemente, una volta che l'abbiamo presa in mano, tornare al centro creativa. Però bisogna essere super veloci raga, è veramente difficile come glitch. Allora, ho la freccia su torno al centro creativa, veloce. Ok, penso di averla presa, fantastico. Ok, non ce l'ho, sì ce l'ho invece. Infinity Blade raga, ora bisogna andare verso la nostra isola e droppare la spada per terra, però non troppo vicino perché altrimenti non riusciamo a prenderla. Ora stiamo per entrare nel rift. 3, 2, 1, la prendiamo e entro. Ce la dovrei avere. Sembra. Sì, non è qua. Non è qua? Ok? Ce la dovrei avere. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi si è bloccato tutto il gioco. Non so per qua. Che cavolo è successo? No, non ce l'ho. Cavolo, cavolo, cavolo. È sparita dal mondo normale, però non è in questo mondo. Peccato, peccato, bisogna rifare il glitch. Ci vuole un po' di tempo, ovviamente, all'inizio, raga, è normale. Metti una pedana che spawna i giocatori. Voilà, generazione giocatori. Samu, io ho un problema, perché non vedo il mio inventario? Aspetta un attimo. Non è che è la spada che mi ha buggato Ma tutto. C'è la spada, bro, c'è la spada. Ma com'è? In mano ho la spada? Sì, c'è. Ma la stai spada scherzando? Da me. No, da me c'è la spada in mano, infatti. Ma che. Fighissimo, ti giuro. Non ti ho la spada, Samu. Sì, ne sono sicuro. Non posso cambiare oggetto, ma che. Rimettila, rimetti. Rimetti cosa? Fai anche il rumore della spada, bro. Fai ma io sento il rumore della.
Cosa cavolo è successo, Samu? Cosa cavolo è successo? Inventario play, non ce l'ho. Ne sono sicuro, cioè, lo sto vedendo. Prova a cambiare item nel... Aspetta, provo a muovere il telefono. Ce l'ho ancora la spada in inventario? Ce l'ho... Cioè, io la sento ancora, quindi... Aspetta, ho un'idea, K. Metti che rilasci gli oggetti quando muori e ti uccido. Giusto, hai ragione. Mettiamo gli oggetti... Rilascia gli oggetti all'eliminazione, sì. Quindi mi ammazzo, tipo. Ah, guarda, ho ancora 200 di vita. Sembro un supereroe. Batti. Va bene, ammazzami. Vedi se si droppa. No, non si è droppata. Ok, però ora vedo il mio inventario, quindi ora si dovrebbe essere sbagliato tutto. Ok, Samu, ce l'abbiamo quasi fatta. Riproviamo a fare il glitch questo qui per portare nell'isola e poi dovrebbe funzionare tutto. Ok, c'era la partita già avviata. Strana questa cosa, perché mi dà termine a partita. Molto strano anche il fatto che ci sono due spade. Per quale motivo? Sì, comunque avevi ragione. Quando viene la partita la spada rimpicciolisce. Samu, mi sa che questa qui è strabaggata. Cosa abbiamo combinato? Vabbè, uguale, lascia perdere. Allora, sei pronto? Via, ok, perfetto, dovrei avercela. Sì, in teoria, molto probabile. Ma perché sto buildando? Per quale motivo? Sì, però comunque ce l'ho. Samu, una cosa che non ho provata è che c'è una funzione all'interno del gioco che si chiama auto pick up. Quindi prende praticamente quello che c'è per terra automaticamente. Raccolta quindi prendere la spadretta. Esatto, raccolta automatica di armi. Io ci passo attraverso, in teoria me la dovrebbe raccogliere automaticamente. Se funziona, Sam. Io ci riprovo l'ultimissima volta. Questa è proprio con l'auto pick up. Cavolo, certo che questo qui penso che sia uno dei glitch più difficili che abbia mai fatto. È veramente, veramente complicato. Questa cosa della spada è assurda. Non funziona. Cioè, nel senso, funziona finché sei in questa partita, ma poi quando la porti nell'isola normale non vai. Non capisco per quale motivo. Vabbè, qua abbiamo come al solito buggato tutto. Quindi ridroppiamo. Non capisco perché ogni volta che droppo ho sempre meno vita. Va bene. Veloce. Dovrei avere l'auto pick up ora. Quindi la droppo qui velocissimo, altrimenti mi dovrebbe sparire. L'ho droppata veloce. 3, 2, 1. Auto pick up. Non me l'ha presa. Ma non funziona l'auto pick up. Ma cosa serve? È un auto pick up tarocchissimo. Aspetta, scusa un attimo. Aspetta. Cosa? Aspetta! Sì! 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 Dammi subito un generatore oggetti, Sam! Ce l'ho fatta! Metti un generatore velocissimo, prima che atterro. Veloce! No! Veloce! No, controllo il giocatore! Dai, muoviti! Generatore oggetti! Ma basta ancora mettere un altro punto! Muoviti, Sam, velocissimo! Dai, che non posso switchare! Tieni! Bravo, generatore oggetti l'hai messo? È questo qui? Sì. Sei sicuro? La butto sopra, proprio la droppo sopra? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Quindi ora ogni volta che moria... Non ci posso credere. Abbiamo la spada all'interno della nostra... Cavolo, ho sbagliato. Rompere. Oddio. Stavo dicendo, abbiamo la spada all'interno della nostra isola. Ma te la puoi prendere? Devi avere la partita. Infatti, devi avviare la partita per prenderla. Ok, ho messo gioco libero, quindi in teoria ora dovrebbe funzionare. Samu, se funziona... Se funziona, io non ci posso credere. Se funziona vuol dire che abbiamo la spada infinita all'interno del gioco. Samu, io questa isola non la cambio mai... Non ci credo. Non ci posso credere. Sì. Siamo metti un altro generatore oggetti. Veloce, ne facciamo subito altre tipo 20.000. Siamo una fabbrica adesso di produzione. Non possiamo, mi sa, Ah, quindi ne possiamo tenere comunque solo una. Cavolo, peccato. Sì. Ma se io la droppassi per terra e poi... Scusa. La droppo per terra e termino partita. Si rigenera la mappa per caso? Che tu sappia. Quindi gli oggetti che ho per terra. No, c'è ancora qua. C'è anche quella. Cioè? Ne abbiamo due ora. Sei sicuro? Sì, guarda. Oddio, raga. Non ci posso credere. Aspetta. Vediamo se rimane. No, ripristino isola in corso. Mi sa che sparisce. Ma se noi lo facciamo un'altra volta, in teoria dovremmo avere due spade. Cavolo, che figata l'auto pick up. No, ok, quella lì che avevo droppato io è sparita. Sì, sì. Mentre è rimasta questa qui, raga. 3, 2, 1, via. Puoi iniziare a fightare. Oddio, dai, ti casco in faccia. E vai, vieni qui, sei coraggio. Vieni qui, fatti prendere. Oh, cavolo. Cavolo, fatti prendere, hai il coraggio. Ti sono passato attraverso. Non mi fai prendere. Vieni qua. No. Oddio, però te con queste armi e te che puoi buildare è difficile, Cavolo, oddio, aspetta, sono passato letteralmente attraverso le costruzioni. Oddio. Via, oddio, devo saltare, no, sei sempre lì. No, vai, no, sì, sono vicino, non arriva il colpo. Dove sei? Vabbè, raga, è troppo svantaggiante comunque senza building. Oh, senza building è equilibrata, senza building è effettivamente equilibrata. Scusa, ma se adesso respawno, la spada è per terra. Io respawno, il generatore oggetti non ne dovrebbe spawnare un altro? Sì, ma infatti io adesso ho due spade. Stai scherzando? Facciamo un 1v1 con la spada, Samu. Samu, facciamo un 1v1 con la spada. Regà, guardate in che punto siamo. Vi chiedo solo di condividere il video con tutti i vostri amici, perché stiamo per fare un 1v1 con la spada. Vai, Samu, 3, 2, 1, via. Oddio, no, oh cavolo, basta saltare. Aspetta, c'è spadaccino. Ah, ti ho colpito io, sì. 75, vai. No. Vai. No. Ti vengo a prendere. Basta, scimmia. Aiuto, dove sei? Dove cacchio sei? Sei una scimmia, lo sapevo. Oh, aspetti di fare il canguro oppure no? Dai, vieni, avvicinati. No,
Cavolo, ti ho andato a sparare troppo presto. Avvicinati. Sì. E vai. Gigi, sembra una figata sta spada. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. È stato qualcosa di veramente incredibile provare la spada prima di tutti, appunto, all'interno di questo gioco. Mi raccomando, un bel like, condividete con tutti i vostri amici. Raga, vi chiedo solo o 10 o 15.000 like per questo video, perché è stato fantastico. Io ringrazio Orange Guy per avermelo, tra virgolette, insegnato. Uno youtuber americano molto molto importante. Mi raccomando, andatelo a seguire. Detto questo, vi ricordo, link in descrizione per magliette, shop, tutto quello che volete, canale di Samu. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi su Instagram, piaccia la Captain Blazer Official. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, ciurma!